parlando virtualmente con gli abitanti dell'Emilia-Romagna, tre alluvioni in neanche un anno, solidarietà massima. Ho visto i servizi, ho visto delle interviste, mi sono emozionato, gente che ha perso tutto, ok, pur prendendo atto della forza della natura, ok, ma io mi chiedo come possono gli abitanti dell'Emilia Romagna ancora votare a sinistra. Sono curioso di vedere come andrà a finire alle prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna, perché se continuano a votare a sinistra, allora sono dei masochisti, perché non v'è chi non veda che ci sono delle precise responsabilità da parte dei politici dell'Emilia Romagna, lavori non fatti, ma loro hanno una giustificazione, perché sono andati per anni nelle piazze a gridare oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, quindi erano indaffarati in tutt'altre faccende e non hanno fatto i lavori che avrebbero dovuto fare per proteggere gli argini e per lasciare i loro abitanti in braghe di tela. Mi auguro che ci sia una sollevazione popolare, perché dopo i danni che si sono verificati in Emilia-Romagna non meritano di guidare quella regione, anche se da sempre, ahimè purtroppo, è una regione rossa per eccellenza. E valga il vero, dai.